sono. Da 4 anni il milanese è pochissimo, sono nato nella Emilia, mangio riso, mangio le rame, ho fatto Bocconi, ho fatto Columbia, New York, ho lavorato per Sales, perché ne ho immobiliare, che è un broker, che lo ha in borsa, ho lavorato come consulente per me in copia, sono consulenza, ho fatto di Pixel, quindi piccolo forno sales italiano, e adesso, come diceva Nicola, sono passato dal lato scuro al lato chiaro della forza, quindi ho deciso di fare l'imprenditore, l'ho fatto e lo sto facendo in maniera abbastanza particolare, perché ho cominciato a luglio dell'anno scorso un periodo di scouting, ho girato per 4 mesi in tutto il mondo, sono un mese a Shanghai, un mese a San Francisco, un mese a Londra, via. Ho trovato 200 progetti, da questi 200 progetti ne ho scelti 12, con questi 12 sono andato dal mio guide del world, personale, amici, ho detto aiutatemi a scegliere 4 progetti che sono il prossimo, Google e Facebook, ne ho scelti 4, tra cui uno è quello di Walter, e adesso nei prossimi 2-3 mesi sceglierò la mia Google personale, poi l'importante è farla. In questo un breve di me. Questo qui è un piccolo recap di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa con Massimo Alberti, l'importanza di idee, se non sbaglio le slide di Massimo diciamo che non valgono niente, no? Quindi ho fatto sorridere quando Nicolas parlava di proteggere l'importante rituale, di non di idee, le idee non valgono un cazzo ragazzi, veramente. È solo execution, solo se ci mettete le palle e peraltro nella mia valutazione da 200 a 12 il 50% dei punti li prendevano le palle degli imprenditori, cioè io devo parlare con tutti e vedere le persone se hanno o meno la voglia. Facciamo un primo caso con Walter, ci sentiamo da ormai 3 mesi, ogni lunedì sera dalle 10:30 a mezzanotte, una eccetera, e ogni lunedì sera, quindi se volete fare sta roba, 10:30 conference call, via, quindi bisogna avere veramente voglia di farlo. E spesso è quello che manca, spesso quando dall'altro lato vedo gli imprenditori che in realtà lo facevano sì, vabbè, magari il terzo lavoro, il quarto lavoro, ma non ci credevano loro, quindi se non ci credete voi, l'investitore non potrà mai crederci. Facciamo un po' di cose sulla matrice prodotto mercato, posizionamento, in startup, in parte le prendiamo, poi quando abbiamo messo sul live ho tolto un po' le linee, ma quindi non ci siamo. Marketing, questa è pura teoria, quindi che cos'è il marketing, dove si mette un'azienda, ci sono 5, per dato che queste slide sono tipo tutte date dal corso che ho fatto di Columbia, eccetera. 5 step nella sviluppo aziendale, business development, del prodotto, marketing, sales e customer service. Marketing è veramente importante in qualunque azienda, è importante avere una persona che segua il marketing, che sia responsabile della divisione marketing e conosca tutte queste cose. E queste cose sono le famose 4P del marketing, product, promotion, price and place. Qualunque azienda che fate, facciate, ci sono queste 4P, quindi sono la parte base del vostro piano di marketing. Il prodotto chiaramente è la soluzione come date ai vostri clienti, promozione come vi fate conoscere, prezzo e valore. Poi tra l'altro sono sbagliato questa domanda. Io ho mandato a Nicolas e poi ho messo sul gruppo di Facebook del materiale, delle cose. L'avete ricevuto, l'avete guardato, l'avete. Nessuno, qualcuno sì, qualcuno no. Comunque, Nicolas mi farà girare. Sul pricing c'è un piccolo libretto che si chiama Just Don't Want Price, che è come fare il pricing del software, e sono 70-80 pagine, cavolata. E comunque, torno sul 4P Place, questo che dico per le aziende di fanno retail, se c'è spesso location, è dove siete, come fate a farvi trovare. Questa è una domanda che gira su tutti i blog da ormai tanti anni, di più dal prodotto del marketing. La frase che non so che non so se conoscete o leggete su blog, abc.com, dice il marketing non serve a nulla, cioè serve solo quando il vostro prodotto fa schifo. E poi ci sono tre quote reali di due aziende di Pixel, non mi chiedete il nome,
azienda. Io non so se il marketing veramente non serve a niente. Sono d'accordo con Fredo Wilson quando dice all'inizio non potete spendere soldi per avere i vostri clienti. Se voi avete la vostra app e la vostra app dovete fare Google Advertising per lanciarla, non funziona. Deve essere un prodotto vivo e deve portare utenti in maniera autonoma, organica. Se invece a un certo punto quando l'azienda cresce, il marketing per forza dovete spendere qualcosa, dovete avere una visione, quindi non è vero né un altro né un altro. Quindi invece le quote che ho citato, amico Gianluca, dice raccolti i soldi solo giù nel 2011, non faccio investire. Questa è, spero che non sia online, però è una persona, cioè nel senso che lui ha detto questa frase per difendersi al fatto che i suoi risultati a fine del 2011 erano molto al di sotto delle attese. Se il prodotto fosse stato figo, al di là di tutto ce la faceva. Certo, Luca, spero che non sia mai. Mentre, tra l'altro, chi vuole su Italia Startup Scene? Sono tutti, nessuno? ISS è un gruppo su Facebook, lo cercate in Italia, in Startup Scene, e ci sono 4.200 circa startup che ogni giorno discutono temi, eccetera. C'è anche troppo noise, non muore. Comunque il secondo, che è di un ragazzo che fa parte di ISS, adesso ha di soldi per far crescere la base utenti. La verità è che dovresti riuscire a far crescere la base utenti anche senza soldi, perché sei bravo. Ad esempio, prendiamo sempre l'amico Walter, il prodotto che sta per lanciare, i soldi non ne ha, però si è fatto il culo e quindi l'idea che si parta con 2.500 persone farle crescere senza soldi il target è 20.000. Se ci riesce è bravo, se non ci riesce mentre nel top 20 tra 1.000 aziende che fanno online recap, le uniche che hanno traction. E il mio è un caso veramente particolare, un caso che sono molto legato, ci stiamo parlando adesso, c'è proprio una discussione su ISS ieri. Il mio bar è un prodotto che quando fa backup online, quindi il nostro PC per 2005-60 potrebbe scomparire, mangiato da qualche mostro strano, scatto un pulsante, tutto il PC online e scarica tutto il PC dalla rete, quindi per rinascere. Se la racconti così non compresti mai il Neopal, se lo provi, se lo provi lo compri. E in questo caso quindi è il più esempio di un prodotto figo che funziona e non ha bisogno di marketing. Come puoi vedere, creare un piano marketing, tutte queste cose sono cose che nei pitch non vedo mai, non ho mai visto in 3 anni, però sono cose importanti. Quando dovete lanciare un progetto, l'innovato lo sta facendo, il sostitutore sta prendendo appunti, capire i mercati segmenti, che ne avete parlato con Massimo la settimana scorsa, i bisogni dei clienti, i prodotti, i prezzi, i canali, la comunicazione. E come dicevo, non ricordo una nostra startup che avesse questa cosa ben fatta. E in realtà è utile, importante, è la stessa prima del business plan. Serve il business plan? Qualcuno ci sì, qualcuno ci no. Io da Venture Capitalist non l'ho mai letti, così mi lavate il business plan a 70 pagine e finiva l'accessino. Però serve a voi, serve all'imprenditore, serve all'imprenditore capire tutte queste strategie che come faccio a comunicare, come supportare un team, forse il giorno, eccetera. Quindi in ogni caso è utile anche questa strada, quindi si possono fare queste cose prima, prima in molta teoria, nel corso della vita della startup, uno impara la flessibilità, impara le diverse cose. In ogni caso, i punti di remarketing rimangono due cose da capire. Su di cosa magari non mi fermo tanto perché mi sembra che avete parlato la settimana scorsa, quindi il punto della settimana
segmentazione è importante, cioè, chi sono i nostri clienti, segmentare, come abbiamo fatto la settimana scorsa, però è importantissimo capire chi sono, cioè, tutte le varie caratteristiche con cui potete differenziare i vostri clienti, perché clienti diversi hanno bisogni diversi, ragionano in modo diverso, hanno idee di prezzi diverse, quindi sono da guardare in maniera diversa. E poi possono anche applicare diversi dentro, ne ho sempre il progetto di partner. Ci sono tantissimi potenziali segmenti con cui Dante dovrà collaborare, e ciascun segmento ragiona in maniera diversa e quindi sarà un casino per l'altra capire vado prima da qua, vado prima di là, a quale segmento vado. E questo tra l'altro genera anche complessità. Spesso la maggior parte si suggerisce nel focus di lanciare con un solo segmento target, essere prima puoi fare tutto, all'inizio quando sei piccolo, giovane e inesperto. Sono anche d'accordo, quindi all'inizio prendete una classe target di clienti e andate a loro, però dovete essere in grado di farla crescere in maniera orizzontale. Domande dunque, chiamatevi sempre tanto, io sono umano, fantastico, si sta già distruggendo al mattino. Allora, se abbiamo un blog, non è giusto mai questo blog, both files on the table, no? Ok, lo cerco, è un blog fatto da Max Susser, che è un partner per GRPK, e insieme a abc.com, non è il blog che vedo sempre. E tra l'altro Mark, che ha un background in termini di sales e marketing, racconta spesso nel suo blog come fare a vendere, eccetera. Lui ha fatto ad esempio una bellissima serie di sales for startups e da cui ho tratto questo spunto. Infatti come dice, mi ha segmentato, adesso le vado, e ancora una volta c'è una discussione su Italia Startup Scene, giustamente il pomeriggio, da chi vado? Vado dalle grandi aziende, vado dalle piccole aziende o vado da quelle di mezzo? Le grandi aziende è un casino, se voi volete parlare con Telecom Italia, auguri, ci potete mettere 2 anni, 3 anni e non funziona. Nel caso mio, quello è veramente particolare, spero che nessuno in Italia sia qua o che nessuno mi ascolti, però mio padre sta parlando con Telecom Italia per la sostituzione di backup online da veramente 3 anni, e ti confronto con mio padre a Roma, nel contatto a Roma, si conoscono in tutti i modi, solo che Telecom Italia non ce la fa. E al contrario, Salesforce ha chiamato Neopal il mese scorso, 3 conference call tecniche, e settimana prossima firmiamo l'accordo di ricordi partnership. Salesforce è molto più grande di Italia come dimensione, come market cap, come crescita, eccetera. Quindi le grandi aziende devono startup migliorare. Il blog racconta che giustamente chiedono quelli che si chiamano SLA, Service Level Agreements, che spesso come startup non riuscite mai a rispettare, e quindi Max Susser suggerisce non fatelo, perché così impazzite, non avete le risorse per gestire un cliente grande. Al contrario con le migliaia di piccole aziende, magari Antonio con Domani, un ragazzo nella Cosenza, mi sta sentendo, e andare dalle migliaia di piccole aziende è un casino per chi chiedere come faccio ad arrivarci, come faccio a contattare, non so come si con Domani, Domani è un bellissimo software che ha con target condomini, gli utenti di condomini e gestire la gestione del condominio. Come fa una persona che vuole vendere software ai gestori di condominio, amministratori di condominio, contattare tutti gli amministratori di condominio? Wow, sono tantissime migliaia di case impazzisci. Ci deve essere un modo, Antonio lo sta cercando, io ancora non lo so. L'obiettivo non è forse migliore, sarebbe andare dai cervi, dalle di mezzo, questi sono quelli magari grandi condomini che però non sono enormi, da chi
sesso, se sono comunque grandi, ci sono dei grandi per la nostra salute. Allora, questa è una ricorda su cosa comprano e questa è la sua segmentazione. In questo caso era l'azienda di una palestra, valutavano il nostro prodotto per la competizione secondo diversi criteri e davano anche un criterio di importanza. Questo è un approccio abbastanza strutturato, in questo caso non ho visto nessuna startup farmi una cosa del genere, però in realtà ha senso soprattutto questa categoria dell'importanza, perché a volte vedo delle valutazioni di confronto con i concorrenti su una classificazione che in realtà non ha senso, cioè bisogna capire se la classificazione che voi utilizzate per combattere con i vostri concorrenti ha senso per il cliente finale o no. La volta uno dice ok, prodotto A è molto migliore del prodotto B, su quei piedi però lì non mi prende nessuno. Quindi capire bene quali sono i bisogni che in questo caso per il cliente avere open times è importante, 10. Se voi invece avete magari più corsi, non mi prende nessuno, quindi potete anche offrire tanti corsi, ma se il cliente non serve, nel senso, quindi in realtà un approccio del genere è utile e suggerisco fare il vostro business plan, fa parte delle cose che magari un investitore non raccontate, che però voi dovete conoscere bene. Parliamo sempre Walter e ha i suoi 50 segmenti potenziali clienti, sono sicuro che lui ha parlato con tutti i segmenti, ha capito i bisogni di ciascun segmento e li ha valutati, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la spada, con joint analysis è un po' pazzesco, se volete vi mando poi il video che spiego che cos'è, ma con joint analysis sostanzialmente vi fa delle correlazioni sulle caratteristiche dei prodotti. Lo spiegherò, tanto è un po' un casino. Voi dovete creare tanti prodotti in cui le caratteristiche di questi prodotti cambiano. E prendiamo una macchina fotografica, o una macchina fotografica 12 megapixel che costa $150 e ha il focus automatico zoom di 4x, e poi create quella che ha 15 megapixel e il focus manuale. Questi prodotti li fate valutare a un gruppo di persone, ti dicono prodotto 1 vale 8, prodotto 2 vale 5. Poi dovete correlare chiamando una variabile, che è SAOS variabile valve, e capite quelli che sono gli indici di correlazione delle singole variabili, mettete giù su un foglio Excel, un po' di macro, dovete schiacciare qualche pulsante, e ci sono questa famosa foglio di analysis, per cui capite quali sono le caratteristiche migliori per il vostro sample. Se poi ci mettete anche il prezzo, riuscite a capire quella che è la willingness to pay, quindi quanto la gente vogliono pagare per le diverse features aggiuntive. Tutte cose che se fate marketing, se fate marketing fate, sono anche importanti, magari sono per aziende strutturate, non so, una startup quanto possa veramente fare una cosa del genere. Comunque se volete farlo chiedete un video, vi mando tipo un gigabyte di video che vi spiegano pezzo come fare questa cosa. Ah, questa parte in assoluto più importante, che è il famoso marketing funnel. E questo è il primo dogma di Alessandro, che è traccare tutto il traccabile, dove traccare è to track, quindi misurare, valutare. Questo è per ogni startup, che sia la vostra app su internet, che sia la vostra software, eccetera, capire quello che è il vostro input, funnel, è criticità estrema. Quanti sono i vostri clienti, quanti sono quelli che conoscono che esistete, quanti sono interessati, quanti vogliono potenziare fornitore, quanti comprano e quanti fanno repeat purchase. E sotto c'è un esempio, iniziamo a vedere 150 clienti target, 100 aware e ne ho 10 che comprano
se io per 400 persone spendo 1000 euro, non so 10 di queste comprano, quello è il mio famoso che diventa Cipia, e se io apro 50 euro, cosa succede? Chi è che vuole rispondere? Chi è che sa cos'è il Cipia e lo confronta con l'ARPU, sono accordi fantastici, chi è che si scelta? Nessuno. Ok, CPA è customer, costo per acquisizione, quindi c'è un costo, quanto pago ciascun utente. Quindi in questo caso, se ho speso 1000 euro e 10 persone comprano, ogni persona che compra ho pagato 100 euro. Se il mio ARPU, che sta per average revenue per user, è 50 euro, io so che per ogni utente che apporto sul sito perdo 50 euro. Per caso di Dropbox precedente, no? Dropbox costa tanto come infrastruttura, quindi hanno tanti costi, hanno pochi ricavi, quindi Dropbox perde soldi per ogni utente. Questi soldi deve finanziare in qualche modo, in questo caso viene finanziati con se vuole, deve dare solo 100 milioni, però voi non siete così fortunati da quando state se vuoi, quindi se voi perdete soldi per ogni utente avete un problema. Quindi il buon mater dovrà sapere perfettamente che gli utenti che gli costano tot devono portare tutt'altro. E in realtà questo diventa la strategia finanziaria, nel senso che questa è l'economia, se voi avete 10.000 euro di capitale potete finanziare in questo caso tot mesi di perdita sono utente all'inizio, è difficile che i vostri utenti siano così bravi da pagarvi subito all'inizio e riuscire a essere in pareggio, quindi l'investimento di marketing, l'investimento sugli utenti dovete farlo all'inizio, però a un certo punto questo funnel dovrà essere ad un favorevole. Poi ovviamente è importante la parte di funneling, lo servono diciamo, questi numeri, se da 150 vanno da 100 e da 100 vanno da 50, questo step da 100 a 50 vuol dire che 50% sono delle persone sono interessate a quello che faccio, il famoso, se volete, bounce rate su Google Analytics, il tasso di rimbalzo, se mi arrivano 1000 click sulla mia pagina ma ho un bounce rate 80%, vuol dire che di questi 1000 click 800 sono casuali, di gente che cercava un forcone, è andato su un mezzo di trattore e ha detto non mi frega niente, quindi chiudo il sito. Questo è un problema, vuol dire che voi avete generato in qualche modo 1000 click da gente a cui non mi frega niente del vostro progetto. E questo è un problema, prendiamo sempre il caso di Butter, che ha tanti segmenti, tanti una platea molto orizzontale, mi porterà a bordo tanti di questi click che vengono da gente che fa tante cose diverse e dovrà essere in grado di portare questi click a tanti registrati anche se è un prodotto che ha tanti possibili utilizzi. Ovviamente da interessati al consideration, le consideration first purchase sono step critici, nel senso che la procedura di registrazione alla vostra app, se non sbaglio il numero di persone che completano un form, una registrazione con tre campi, rispetto a uno che ha un form con due campi, è diverso nell'ordine di tipo 2-3 volte, quindi di 1000 persone che vengono sul vostro sito, se voi chiedete l'indirizzo, il cap, la via, l'età, eccetera, non ve lo completerà mai nessuno. Quindi voi avete speso soldi per portare gli utenti sul vostro sito, che non si registrano perché la gente deve darvi l'indirizzo, un cellulare, l'email, non ce l'ho. Se invece voi fate una modo di registrazione del cessore dell'email, la password, la probabilità che si registrino tanto 90% è più alta. Quindi dovete semplificare la vita all'utente. Poi, se avete semplificata, dovete semplificare anche le password. Voi avete 1000 utenti registrati, ma se questi 1000 non comprano, è un macello. Quindi qual è l'esperienza di acquisto sul vostro sito? Cioè Amazon ha fatto miliardi di dollari quando ha lanciato il one click purchase.
tu su Amazon puoi veramente comprare quello che vuoi in un click, quindi è estremamente efficace come esperienza. In realtà questa è la parte più teorica, che è della stessa cosa, si chiama Customer Lifetime Value, è questa formuletta dove metti in relazione il ritorno degli utenti con la retention rate e l'acquisition cost, e questo qui esempio, nell'esempio è che voi l'utente lo pagate questa barra e vi genererà un flusso di ricavi nel corso della vita pari alle varie barre. Se voi fate il net asset value di questo flusso, capite quanto è il vostro valore. Non sarei fare le foto perché comunque le slide sono online, saranno online. E, sostanzialmente capire, come dicevo prima, quanta cassa vi genera ciascun utente. Ad esempio questa slide era dopo una discussione su Netflix. Netflix è un servizio di... vi mando il DVD a casa, sostanzialmente in America, potete dire voglio vedere Titanic e vi arriva il DVD Titanic, eccetera. Netflix aveva questo problema, aveva che il costo con cui pagava per avere gli utenti era molto più alto rispetto a quello che gli davano gli utenti, e quindi vedete che tra il 2004 e il 2005 il titolo ha perso tipo l'80% in borsa, poi hanno messo a posto questa strategia di marketing e il titolo ha fatto o per 5, per 6, fino a un anno scorso. Questa è un'altra roba da iperconsulente. In realtà per me questa è sempre stata una grande sola, però Bain & Company la vendeva qualche migliaiata di euro di volta. Il Net Promoter Score, chiede ai clienti quanto raccomanderesti questo prodotto da un tuo amico collega, da 1 a 10. Fai la somma percentuale di chi dice 9-10, sottrai quelli che invece sono i tuoi detractor, 0-6, e vedrai che questo indice è direttamente collegato all'incremento di quote di mercato. Avere i promotori, avere gente che dice cavolo, uso il prodotto X, Y, Z ed è una figata pazzesca, un bel accento milanese, è utile. E poi Bain ci ha fatto delle analisi di regressione pazzesche, quindi immagino che sia corretto. Loro hanno segmentato persone che sono estremamente fan del vostro prodotto, quindi quelli dicono 9-10, togliendo tanta gente, quelli che sono i tuoi detrattori, quindi non solo 0-1-2, ma anche fino al 6. E loro hanno valutato che questo, nel promoter score, è quello più utile per valutare l'incremento di quote di mercato. In ogni caso, ancora una volta, parlate con i vostri utenti, parlate con i vostri clienti, cercate di capire che cosa fanno, come ragionano, come vi vedono. E se non sbaglio, adesso ci sono delle slide sulla viralità. Così il famoso chasm, peraltro ci sono libri che lo raccontano, e qui si parla del fatto che ci sono gli innovatori all'inizio, poi c'è gli early adopters e poi c'è un buco. Passare dagli early adopters alla maggioranza è un casino. E Crossing the Chasm è un libro di Geoffrey Moore del 91-92 che dovete leggere. Vai. Solo il significato di The Chasm. Buco. Chiasmo in italiano. Buco. Passare dagli early adopters a quelli dopo è un vero casino. Perché all'inizio la gente testa il tuo mercato, testa il tuo prodotto, testa il tuo servizio, però è difficile riuscire a fare un prodotto che è per tutti. Prendiamo sempre Dropbox. Dropbox adesso ha, dicevo, 40 milioni di utenti, ma passare da 40 milioni di utenti ai 2 miliardi di device tra fisse e mobili che ci sono in giro, anche per Dropbox sarà un casino, perché Dropbox è semplice, ma se ne parlo alla mia ragazza, lei ancora non sa usarlo Dropbox, perché non è ancora così semplice. Idem, l'ho installato anche a mia mamma ha detto, ma cos'è Dropbox? E mia mamma e la mia ragazza sono la early majority, anzi magari late majority, mentre io sono un early adopter, e il Dropbox va bene per me, ma non va bene per loro. Il caso italiano, tutti sono gli early adopters, il caso Plumbing, magari
mitico Nicola, che è un altro ragazzo che conosco da tanti anni, mi sta sentendo e magari mi maledice adesso, però Blooming è una società che fa social commerce. Blooming.com vi dà l'opportunità di vendere in un attimo quello che state facendo, perché vi dà un piccolo codice che mettete sul vostro sito e il vostro sito di e-commerce è pronto. Il problema di Blooming è che l'e-commerce in Italia è l'1/1,5% delle vendite retail. In Inghilterra, per esempio, è il 10% delle vendite retail. Quindi, per intenderci, Marks & Spencer, che fa 10 miliardi di sterline di ricavi l'anno, e Marks & Spencer è sotto la media, ne fa 700-800 milioni di pound sull'e-commerce. Quindi tanta gente in Inghilterra va online su M&S.com e compra la camicetta online. In Italia la gente va sul corso principale che c'è qua a Bari e fa un giro, anche perché il clima è più bello, e non va a comprarsi la camicetta su un sito partner di Blooming.com. Quindi il problema che ha Blooming è che in Italia non ci sono neanche gli early adopters. Deve essere veramente, a parte, deve riuscire a trovare i clienti, forse la localizzazione, cioè l'Italia, da partire con un progetto di e-commerce non è la cosa migliore. Dove lancio un progetto? Parliamo nel caso Crowd Engineering, quello di Meshape e quello di Joink. Crowd Engineering è una bellissima azienda fatta da Gioacchino La Vecchia, che in assoluto è uno degli imprenditori più incazzati che conosca, con un progetto di crowdsourcing, software as a service. Lui è partito con l'idea di andare in America, perché è una cosa che in America poteva crescere molto più che in Italia. In realtà ha trovato funding in Italia, sta vendendo in Italia dalla Sicilia, e da che io sappia sta facendo abbastanza fatica a vendere, perché se i tuoi clienti stanno in Italia e tu gli provi a vendere una piattaforma di enterprise crowdsourcing, e poi il tuo cliente è un cliente grande, quindi è una Telecom Italia, quindi ci mette tanto tempo a scegliere, è un casino. La tua azienda ha un time to sale lunghissimo e hai anche un problema di attrarre clienti, perché la gente non sa neanche cosa tu stai facendo. Infatti prendiamo il caso di ragazzi di Meshape. Chi conosce il caso Meshape? 1, 2, 3, 4, quindi non tanti, quindi raccontiamo. Meshape è un bel progetto. Io con Augusto Marietti penso che sia la persona che più mi ha appassionato, ma con ci ho litigato tantissimo purtroppo. Meshape è un marketplace di API, una cosa da developer, una cosa da un po' da geek, e un marketplace di API in Italia non aveva nessunissima speranza di fare nulla. Augusto si è rimboccato le maniche insieme ai suoi amici Michele e Marco, è stato in California per 3 mesi in una stanza di 20 metri quadrati, ci hanno vissuto, mangiato e fatto tutto, e adesso è riuscito a raccogliere, adesso qualche mese fa è riuscito a raccogliere fondi dai più importanti venture capitalist del mondo, e adesso sta lanciando il suo progetto, ma il suo progetto in Italia non sarebbe mai andato da nessuna parte. Lui ha lanciato il progetto esattamente dove il suo progetto poteva essere guardato, visto e accolto, e penso che stia avendo anche qualche problemino a lanciarlo in un ambiente dinamico come California. In Italia non sarebbe mai andato da nessuna parte. Ultimo esempio, il caso Joink, che è un'azienda che mi piace molto, è un aggregatore di dati geolocalizzati. Anche in questo caso, se ne parlo in Italia, i dati geolocalizzati non sa neanche cosa siano. Se vado da mia mamma e le dico i dati geolocalizzati, lei mi manda a quel paese, pensa che stia insultando. È una startup che in Italia farà una fatica pazzesca a lanciarsi, dovrà prendere e andarsene. Quindi, ancora a caso però, il time of adoption, e quindi valutare bene quello che è la capacità della vostra azienda di scalare, è fondamentale per tutta quella vostra strategia di marketing, di sales, di funding, eccetera. Prendiamo sempre il progetto di Walter. Ne parlavamo oggi in macchina, e Walter ha un obiettivo di avere 100.000 utenti
entro la fine dell'anno. Io sono convinto che ce la possa fare, perché nonostante sia un progetto internet, è una cosa che riguarda la vita di ciascuno di noi, la cucina, mangiare assieme alle altre persone. Se fosse una cosa come le mappe di Join con le API di Meshape, non ce l'avrei mai fatta. Quindi, però capire quello che è il tasso di crescita degli utenti e come si sta arrivando e dove è fondamentale. Questo è un altro tema, ma è abbastanza caro, perché da investitore gli imprenditori spesso non hanno, come dicevo, le palle, la voglia e il coraggio di fare startup che spacchino, che diventino cose veramente grandi, importanti, e comunque vanno dagli investitori. L'investitore non farà mai un investimento su un progetto che a 3 anni di distanza fa 1 milione di euro di ricavi, e non lo farà mai, diciamo, il tema della discussione che dovrebbe essere a fine marzo. Non lo farà mai perché il venture capital è un modello hit driven, come Hollywood. Hollywood fa soldi non sul film che fa 20 milioni di euro, ma su Avatar che fa 1 miliardo al botteghino. Idem il venture capital. Se un venture capital investe su un progetto che fa 1 miliardo, riesce a ripagarsi tutti quelli che muoiono e tutti quelli che fanno ritorni poco soddisfacenti. Quindi il VC sarà per forza di cose obbligato a investire solo su progetti che spaccano. Per intenderci, i ricavi della vostra azienda, quando andate da un venture capital, dovrebbero seguire questo stream. 0 il primo anno, 1 milione di euro il secondo di anno, 5, 20, 100. 100 milioni di euro al quinto anno. Questo è lo stream di ricavi target di un venture capitalist che vuole investire nel vostro progetto. Se voi, il vostro progetto non riesce a fare, non dico 100, ma neanche 10 milioni di euro al quinto anno, come ad esempio il progetto di Walter, non andateci neanche da un venture capitalist, perché non vi darà mai i soldi. Invece finanziatevelo internamente. In qualche modo dovete essere in grado di recuperare il finanziamento, ma non dal venture capital. Quindi chi è che conosce Fubless, chi è che conosce Usport? Cioè, ma uno conosce Fubless? Fubless? Pochi? 2? 3? 4? Poco. Fubless è un bellissimo progetto su cui stavo per investire, è un sito internet dove la gente può organizzare le partite di calcetto e partecipare alle partite di calcetto che organizzano gli altri. Allo stesso tempo Usport è l'azienda di dietro Sportiglia, che si chiamava Calcetto Italiano, che è la stessa identica cosa. Fubless e Usport però hanno due strategie completamente diverse. Fubless mira a diventare grande e a crescere la base utenti, quindi hanno 80-90 mila persone. Peraltro c'è un ragazzo della compagine Fubless, è pugliese, Giuseppe De Giorgi, Giudejo su Twitter, ed è di Lecce se non sbaglio. È bravo anche a pallone. Fubless quindi sono 80-90 mila persone, tra cui il sottoscritto, che però ha le dimensioni della palla e quindi non giocherà mai a calcetto. Quindi per loro l'obiettivo è cresco la base utenti, anche se non è una base utenti che utilizza il mio sito. Perché? Perché penso, ipotizzo che la loro strategia sia quella di vendere la base utenti, avere tanto reach, come si dice con marketing, avere tanta base utenti e poi utilizzare per la pubblicità, utilizzare altri modelli di business. Al contrario, Usport e Sportiglia hanno, se non sbaglio, 20-25 mila utenti, ma la cosa divertente è che, potrei avere numeri sbagliati, con un terzo barra un quarto della base utenti giocano quasi lo stesso numero di partite di Fubless, che ha 3-4 volte gli utenti. Quindi a loro non interessa avere la base utenti per sfruttarla per marketing, per pubblicità, ma serve la base utenti per vendere altre cose. Sportiglia vende il booking dei campetti di calcetto e vende il fatto che tu puoi andare sul campetto di calcetto, mettere 10 euro, una chiavetta in un accrocchio e ti registrano la tua partita.
dopo che hai fatto il gol in rovesciata al 90° minuto, ti rivedi il tuo gol. Quindi è un modello completamente diverso. Quindi la base utenti funziona anche il vostro modello di business. Ci sono modelli di business che richiedono una forte base utenti, altri che non la richiedono. Tornando al caso Dropbox, Dropbox ha 40 milioni di utenti e ha un modello dove avere una base utenti molto ampia è fondamentale. Groupon è un modello di business dove avere una base utenti molto ampia è fondamentale. Meopal, al contrario, deve andare a pareggio anche con un millesimo di utenti di Dropbox, perché soldi non ne avevano e ci sono riusciti. Ho un'altra roba, questa è un'altra, insieme al marketing funnel, tra le più importanti della prima parte del marketing. Viralità, anche se il titolo si è tagliato. Il sito era questa cosa, TechCrunch, 8 ways to go viral, c'è anche la formuletta che in realtà non ho mai capito, però dopo forse c'è anche un altro post. Comunque, 8 modi di fare viralità. Questo mi è piaciuto moltissimo perché proprio li elenca tutti e io chiederei, quando state lanciando la vostra app, se li state facendo tutti, quindi check e state a vedere che cosa c'è. Quindi tirata intrinseca, Skype da solo non posso chiamarmi, quindi è nativamente virale, idem Dropbox, voglio shareare i miei file con qualcuno, sì, però dall'altro lato, collaboration virality è il caso ancora di Dropbox, io posso installare Dropbox a casa di mia mamma per condividere con lei i file. Hotmail, non so se qualcuno ha qua Hotmail, ma ha fatto veramente tanti soldi negli anni 90. Ogni volta che mandavo un'email da Hotmail, e c'era scritta mandata attraverso Hotmail e registrare per un utente gratis. E in questo modo Hotmail è stato il client di posta più utilizzato, sto parlando la preistoria di internet, perché era pre-Gmail. Idem BlackBerry, se avete Android, è sent from my Android device o sent from my BlackBerry. E l'obiettivo è per loro di fare marketing del nome. La parte di viralità incentivata, i vari referral program, se voi comprate su Groupon, su Groupalia o sugli altri siti di Groupon, vedete che vi danno soldi ogni volta che voi portate un utente. Vi danno anche tanti soldi, 6 euro, 7 euro, 10 euro. Perché per loro in realtà sono 4 lire rispetto a quello che è il loro costo di acquisizione dell'utente. Quindi torniamo alla slide del marketing funnel. Se voi l'utente che compra vi costa 20 euro e invece al posto di spendere 20 ne date 6 euro a qualcun altro, per voi è una figata. Embeddable virality, YouTube, alla fine avete un film, vi vedete il codice, quindi potete condividerlo, eccetera, e condividete anche la marchetta YouTube. Powered by, se avete un software in white label, quindi qualcuno che vi dà il software ma toglie il marchio, la grafica, eccetera, però magari ci mette powered by, è comunque una cosa di marketing del vostro nome. E poi la socialità, quindi comunicare agli amici, passaparola, eccetera. In questo caso, ripeto, quando dovessi lanciare un sito, e ne sto lanciando qualcuno, faccio un'analisi di tutti questi spunti di viralità e voglio cercare di capire quale sto facendo, quale non sto facendo, eccetera. Questa formuletta qua sono gli utenti alla data futura, sono uguali agli utenti ad oggi, customer zero, per il coefficiente di viralità, che è quanti utenti porta un altro utente già presente, che in realtà è funzione di questo T diviso CT più 1, che è in quanto tempo mi porta gli utenti. Cioè, se io sono utente oggi, ma ci metto 6 mesi a portare un nuovo utente, è vero che il coefficiente di viralità è 1, che è quello spartiacque per cui poi la crescita degli utenti è esponenziale, però ci ho messo 6 mesi, e quindi la crescita di questo sito sarà molto lenta. Se voi andate qua, c'è il blog che vi rimanda al blog post di un parte di Matrix che fa tutta l'analisi di questa cosa, poi se c'è qualche ingegnere possiamo fare anche il differenziale di questa equazione, eccetera. Ce la può fare lui, io non sono capace. Ok. Mi sono fatto sta pippa, sono andato a pagina 21, ma
Come lo faccio realmente? Questo è un elenco delle cose che si possono fare. Sono tante, non tutte sono da fare sempre, non tutte sono da fare assieme. Come sempre il primo dogma di Alessandro è traccare tutto il traccabile, quindi capire quanto tempo dedicata a ciascuna attività e valutare se certe cose portano un ritorno oppure no. A livello di social network ci sono una marea di tool gratis, Twitter, Facebook, Tumblr, WordPress, eccetera. Andrea Giannangelo di Juvenda ha lanciato Juvenda con i vari blogger, quindi il giorno che ha lanciato sono usciti 7-8 blog che parlavano di Juvenda e questo gli ha fatto crescere molto bene a base utenti. Però dovete contattare i vari blog, alcuni blogger vi chiederanno i soldi per parlare di voi e quindi è anche un casino. Facebook verso Google, ne parlavamo sempre con Luca la volta scorsa, Luca Russo di SEOLab. Se cercate qualcosa su Google e fate Google Marketing, voi in realtà aiutate l'utente che sta cercando qualcosa con i vostri annunci sponsorizzati, perché sto cercando le case in affitto e mi esce fuori l'annuncio di Airbnb. Su Facebook, se mi sto facendo i cazzi miei, della mia ragazza, eccetera, e mi arriva qualcuno che mi dice il dating, vabbè, magari anche no, mi sta disturbando la mia attività. Quindi Facebook, FNC Google, ha un approccio diverso di marketing, un ROI diverso. ROI è return of interest. Però, al contrario, con Facebook potete targettare meglio le persone. Mentre su Google chi cerca la casa in affitto può essere chiunque, su Facebook posso andare a beccare ragazza di 25-35 anni che sta a Milano e ha figli. E quindi magari la casa in affitto gliela faccio perché ha la nursery vicino, all'asilo nido vicino. Eventi. Sempre l'amico Walter vuole lanciare il suo prodotto con tantissimi eventi locali. Good luck. Fare un evento costa una cifra e ha un ritorno assolutamente variabile. Speriamo che vada bene, sono convinto che vada bene, però macello. Partnership. Il socio di Walter si è fatto un discreto culo andando in giro a fare partnership. Ma anche in questo caso, qual è il ritorno potenziale di una partnership? Qual è il costo di dover andare in giro per tutta l'Italia a fare partnership con chi che sia? Come sempre, fare tracking di qualunque cosa. PR, evento shock. Sesso e sangue vendono sempre, questo è divertente, perché Walter finirà sul Corriere della Sera perché sta facendo una cosa, direi, sostanzialmente illegale e prima o poi lo beccheranno, e però metteremo il fatto che un ragazzo pugliese di 25 anni sta provando a liberare l'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Se è fatto una roba illegale, adesso non vi sto suggerendo di farla, però se siete un po' borderline va anche bene, no? Che magari finisce sul Corriere lo stesso. Conferenze, eccetera. No, ti prego no, cioè, quello no. È una cosa, poi ve lo racconto, no? Poi conferenze, quel puntini, perché ci dovrebbe essere, esatto, la slide, no vanity. Conferenze. Conosco imprenditori che vanno a tutti gli eventi di startup. Andrea Giannangelo, per intenderci, visto che è un caro amico, glielo dico in faccia, che dovrebbe smetterle di andare a tutti gli eventi di startup e dovrebbe lanciare quel sito diabolico. È utile, divertente andare a vari eventi, però portano via un fracco di tempo. Quindi andateci, conoscete le persone, poi a un certo punto non dovete essere sul palco sempre a raccontare il vostro progetto, la vostra storia, dire quanto siete bravi, che avete fatto la startup, eccetera, no? Ancora una volta, traccare tutto il traccabile implica quanto mi costa un evento, cosa ci tiro fuori, chi vado ad incontrare. Se mi costa 100 euro andare a Milano, non ci tirate fuori niente e non incontrate nessuno, allora sono 100 euro che potete spendere in Google e portate magari 500 utenti sul sito. Questa qui peraltro mi è piaciuta perché No Vanity l'ho vista sul blog di Mark Susser, quando lui fa l'elenco di slide su sales. Anche lui dice gli imprenditori spesso vogliono raccontare la loro storia, di dire che
se li siano bravi, se li siano bravi, piace raccontare, anche perché se sei un imprenditore, sei tendenzialmente estroverso, ti piace parlare con le persone. Spesso forse è meglio stare un po' dietro le quinte e stare a lavorare. Altra cosa importantissima, qua ci colleghiamo al tema di Pinterest, UX, UI, User Experience, User Interface, sono una delle cose più critiche di questi ultimi tempi, perché ci sono tantissimi siti, e renderli utili, e quindi migliorare, come sempre, il vostro marketing funnel, il passaggio da utenti registrati a utenti che in realtà comprano, è fondamentale, e non scherzo, che in Silicon Valley adesso i designer sono i nuovi CEO delle aziende. Prima erano i geek, poi sono arrivati i designer. Gli uomini di business, come me, sono i più sfigati di tutto, questi non faranno mai nulla. Peraltro, veramente c'era Ron Conway, che ho incontrato l'anno scorso a un evento in California. Lui diceva: io voglio il lead engineer che sia il CEO dell'azienda, sempre. Non sarà mai quello che ha fatto Harvard, MBA, eccetera. Sarà sempre l'ingegnere. Invece recentemente, vedendo un po' di blog, sono i designer. Airbnb, come il caso che ho citato troppe volte, i fondatori sono due designer. E nel progetto di Walter, il suo cofondatore è un designer, quindi speriamo che abbia un po' di culo. Capire l'utilità del vostro sito è fondamentale. Joink e Omply è una cosina che lancio lunedì sulla ricerca delle case. L'obiettivo di Omply è migliorare la vostra vita e aiutarvi nella ricerca delle case, e tutto il sito è disegnato in modo tale che sia utile alla persona e che ci sia solamente una cosa da fare quando vai sul sito. Se voi state su omply.com dovete fare solamente una cosa, che è trascinare un piccolo bookmarklet sulla barra degli strumenti. Se io conterò che avrò 1000 click, ma solamente 100 bookmark installati, ho sbagliato qualcosa, il mio messaggio non era chiaro in qualche modo, quindi l'utilità del software non è stata capita. Il caso Joink è ugualmente interessante, perché Joink, come dicevo, è un aggregatore di dati geolocalizzati e ha il problema che ci sono tantissimi dati geolocalizzati, e questo è il problema che voglio risolvere, ma ce ne sono talmente tanti che devo riuscire ad aggregarli e renderle utile per l'utente utilizzare questa massa di dati. E questo passaggio è la scommessa a cui loro stanno lavorando da ormai qualche mese, cercare di capire come fare a renderlo veramente utile. Speriamo quando si lancia. Traction, abbiamo già parlato. Cos'è la traction? In effetti è importante anche legarsi a quello che dice all'inizio sulla importanza delle idee. Il problema dei team inesperti è la scarsa fiducia nel delivery, utilizzando un termine dell'inglese, da parte degli investitori. Gli investitori tendenzialmente non si fidano di voi. Non si fidano di voi perché non avete esperienza, non siete nessuno. Non dimostrate la famosa traction. E la traction dovete raccontare agli investitori chi siete, cosa state facendo, e poi dimostrare che siete in grado di deliverare, bruttissimo termine però, mi viene normale, cioè portare risultati, fare le cose, o raggiungere delle vostre milestone, avere le palle, e riuscire a fare le cose in tempo giusto, nei modi giusti, e a fare le famose metriche, capire quello che è il vostro funnel sul marketing, capire quanto vi costano gli utenti, eccetera, quanto vi porta ciascun utente. Questo è in assoluto una cosa importante. Diciamo, per raccogliere funding, quello che suggerisco io è: andate ai vari eventi, conoscete i vari investitori, entrate nel loro radar, quindi siete Alessandro, stai facendo un progetto un'app per Android, punto. Non andate a picciare, quindi a raccontare il progetto in maniera formale all'inizio, quando ancora non avete niente. Entrate però nel radar e ogni 3 settimane, 5 settimane, gli mandate un messaggio e gli dite: ti ricordi di me? Mi chiamo Alessandro, ti avevo detto che lanciavo. Ah, ho lanciato e ho fatto 10.000 utenti. E lui dice: ah, ok,
non è uno che mi pigliava per il culo, è uno reale, uno serio, uno che sta facendo qualcosa. Dopo 4-5 settimane ancora, sai, 10 minuti e mi sono diventati 100.000. E lui si sveglia a un certo punto e dice, cavolo, è una hot startup, ci devo mettere i soldi sopra.